Grazie moltissimo per questo intervento che potrebbe dare spunto a una serie intera di convegni e di riflessioni. Mi permetto solo di dire convegni ai quali inviterei volentieri anche i responsabili del corso di laurea di medicina della statale, no? Perché questi temi dovrebbero... Cosa le dico agli studenti? È questo che bisogna dire agli studenti che faranno il medico, mica raccontarli... È un tema veramente fondamentale, cioè questo dovrebbe essere, questi temi dovrebbero essere all'interno di un corso obbligatorio per la laurea in medicina, prima di qualunque specialità, proprio nella laurea di medicina. E probabilmente si risolverebbero, non tutti, ma una buona parte delle problematiche che noi abbiamo di fronte. Continuiamo, invito al tavolo il professor Marco Geddes, comitato di bioetica Regione Toscana, esperto di sanità pubblica, e il professor Gavino Maciocco, viene anche lui da Firenze, medico, Università di Firenze, e anche direttore di saluteinternazionale.info, che mi permetto di indicare a tutti, saluteinternazionale.info, perché se si vogliono delle informazioni anche in tempo reale di quello che avviene a livello mondiale dentro l'OMS, non solo, è un sito che ci aiuta molto. E diamo adesso le diapositive per le proiezioni che ci saranno, e intanto chiedo a Maurizio se recupera una copia della lettera della collega che abbiamo messo al banco, perché è veramente in fortissima sintonia, anzi se ne prendi due, così una la diamo al professor Cosmacilla, che credo possa interessargli. Ecco, intanto che aspettiamo che si sistemi la vicenda delle diapositive, io vi leggo alcuni passaggi della lettera della dottoressa Maria Pia Ciappetta, che a mio parere appunto costruisce un forte legame con la relazione che abbiamo appena ascoltato. Dice: il medico di famiglia è l'unico che attraverso la conoscenza del suo paziente è in grado di personalizzare il piano di cura giusto per quel paziente, anche a parità di malattia. Non si può standardizzare il paziente attraverso la patologia. Noi medici di medicina generale già gestiamo i nostri pazienti, già abbiamo con loro fatto un patto di cura dal momento in cui si sono affidati a noi, già governiamo la domanda quando programmiamo attraverso la conoscenza di quel paziente i suoi esami, le indagini che deve ripetere durante l'anno e dopo un certo tempo rispetto alla sua patologia, spesso combattendo anche la riottosità a farlo, quando con impegno cerchiamo di far quadrare la terapia con il suo benessere. E poi conclude dicendo: ho vissuto la mia vita professionale con la consapevolezza di non aver mai svenduta nessuno, quel rapporto unico, meraviglioso, di un essere umano che si affida a te in uno stato di fragilità e sofferenza e che umilmente mi fa sentire grata a Dio per la scelta che tanti anni fa ho fatto. La vostra dottoressa, semplicemente un medico, Maria Pia Ciappetta.